Presentata oggi a Pordenone, Mettiti nelle mie scarpe. Un'installazione esperienziale riadattata e realizzata in Italia da Fondazione Empatia Milano per celebrare il trentennale di Cooperativa Itaca. All'ex convento di San Francesco, dal 28 al 30 dicembre, sarà possibile ascoltare e vivere le storie degli altri indossando le loro scarpe. Un'occasione per tutti di mettersi nei panni di un'altra persona, camminare realmente nelle sue scarpe, provare le sue emozioni, sogni, speranze e sviluppare l'empatia come veicolo di conoscenze e di attività. Il Natale a Pordenone è fatto di tante cose, non ci sono solo musica e casette, c'è il servizio di babysitteraggio, gli eventi per bambini in piazza Risorgimento, il Natale solidale che abbiamo fatto qualche settimana fa, i presepi. Ci sembrava coerente aggiungere questo, eh, questa iniziativa di Itaca che festeggia i 30 anni perché? perché è un modo intelligente attraverso un format, un evento per immedesimarsi veramente nelle altre persone. Io credo che la solidarietà si esprima in tante forme e credo anche che la prima solidarietà a cui dobbiamo andare incontro è quella dei nostri cari, dei nostri vicini, dei nostri parenti, magari una mamma che sta male, un fratello che ha bisogno di aiuto. Noi stiamo celebrando i 30 anni di Itaca, abbiamo deciso di utilizzare un modo molto originale, diverso, appunto non autocelebrativo ma Fosse raccontare storie che quotidianamente Itaca nella sua attività incontra. E il modo per raccontarlo è stato quello dell'empatia, di mettere in raccordo le persone, i cittadini di Pordenone che vorranno. Eh, fare questa esperienza con persone che hanno avuto delle difficoltà, delle fatiche, dei fallimenti, dei riscatti. Entreranno nelle persone, la, I cittadini entreranno nell'ex convento di San Francesco dove è allestito un negozio di scarpe, però sono spa, scarpe speciali, sono scarpe delle persone che raccontano la propria storia. Quindi indosseranno una cuffia e ascolteranno in dieci minuti la storia di queste persone. È un modo per entrare nella, nella pelle, nelle scarpe, nei panni delle persone e capire che cosa è e che cosa noi quotidianamente facciamo.